Sensore meteo net Atmo integrata all'interno di Home Center 2. Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Eccoci qui all'appuntamento dedicato al mondo Z-Wave e all'Home Center 2 di Fibaro. Oggi andremo a vedere come installare la stazione meteo Netatmo e il termostato della stessa attraverso il plugin ufficiale. Sistema molto veloce per l'installazione, ma che porta con sé alcuni lati negativi. Ma procediamo prima con l'installazione del plugin e poi torniamo qui per le considerazioni finali. Ed eccoci qui, come sempre, davanti al nostro Mac e vediamo come poter installare la stazione meteo di Netatmo, ma non solo, anche il termostato della Netatmo attraverso il plugin. Vedremo oggi il plugin, ma poi successivamente lo andremo a installare in una maniera diversa tramite scene, tramite The Virtual Device, che andranno a perdere il termostato, ma che comunque avranno una gestione migliore per quello che riguarda invece la stazione meteo. Quindi andiamo nella sezione plugin come sempre, spostiamoci su Available e da qui andiamo a fare la ricerca per Netatmo. Facciamo classico install e clic su free. Una volta effettuata l'installazione facciamo aggiungi. Ovviamente Netatmo ha bisogno dell'account nostro con cui siamo connessi a Netatmo per poter collegarci ai server di Netatmo e scaricare i dati, ma serve anche un'applicazione che possa assegnarci due parametri, client secret e client ID. Queste informazioni dovranno poi essere inserite nella sezione avanzate. Come potete vedere, username e password sono quelli di accesso ai server di Netatmo e client ID e client secret, che sono un ID e una password legati a un'applicazione. Per poter creare applicazioni dobbiamo collegarci al sito di Netatmo per la parte developer e da qui andare a fare un register your app. Io ovviamente ho già delle applicazioni installate, quindi utilizzerò le stesse client ID e client secret. Nel caso non le abbiate, dovete compilare tutti i campi che sono presenti qui in questa sezione. Una volta completato, la pagina web vi assegnerà il client ID e il client secret, che dovrete andare quindi a copiare e poi incollare in questa sezione. Nel mio caso ovviamente adesso vado ad inserirli. Ed ecco qui che ho inserito i campi, ovviamente nel vostro caso sono oscurati, ma questi sono i quattro valori che sono andato ad inserire, quindi andiamo a fare save. Una volta fatta ovviamente il save, andiamo a fare un refresh affinché scarichi tutti i dati dai server di Netatmo. Ecco qui, come potete vedere, la mia stazione meteo è stata completamente integrata all'interno di Home Center 2. I valori purtroppo, come potete vedere, sono precisi, ma i nomi dovremmo andare a cercare quelli che sono effettivamente i dati, nel senso che io ho sia un sensore interno che esterno che escono fuori con la stazione meteo, ma più un modulo aggiuntivo, quindi dovrò andare a cercare tramite l'applicazione in quali istanze si trovano per poterli assegnare in una maniera corretta. Questo perché questi sensori di temperatura, che potete vedere qua, ma anche di umidità, possono poi dopo essere utilizzati insieme alle valvole termostatiche come sensore di temperatura aggiuntivo. Quindi nei pannelli di riscaldamento potrà essere utilizzato il sensore di temperatura della Netatmo affinché possa far partire o spengere i termosifoni alla temperatura desiderata, quindi possono essere tranquillamente integrati. Questo ovviamente è un vantaggio rispetto al VD, che non permette di fare questa cosa tramite il pannello, ma ovviamente può essere fatto tramite il codice Lua. Inoltre il plugin di Netatmo installa anche il termostato, ovviamente se ne siete in possesso. Purtroppo il plugin non funziona correttamente, nel senso che comunque non potremo andare a inserire all'interno del pannello dei riscaldamenti, perché non riesce a far partire il termostato. Questo purtroppo è dovuto
al plugin che non è aggiornato e quindi non rispetta più ciò che sono le API di NetAtom, e quindi abbiamo questo problema. Funziona ovviamente il set point manuale, quindi possiamo andare ad accendere e spegnere manualmente, ma non possiamo utilizzare una casa domotica nel vero senso della parola. Quindi potremo andare ovviamente a utilizzare poi dopo dei virtual device e delle scene per fare tutto questo, e vedremo ovviamente tutto questo in maniera più approfondita nei prossimi video. A questo punto torniamo alle conclusioni finali. Eccoci qui, abbiamo visto come sia semplice, come sempre, poter installare i vari plugin all'interno dell'Home Center 2 di Fibaro, in quanto comunque c'è una sezione a sé stante che permette di installarlo. Configurazione molto veloce, basta semplicemente andare ad inserire lo username e la password del nostro utente sul sito dello sviluppatore di NetAtom e ovviamente il client ID e client secret per quello che riguarda l'applicazione appena creata. Agganciando ovviamente il sito di DevNetAtom, come per tutti gli altri plugin che abbiamo visto, come abbiamo visto anche tra parentesi anche quello di Homebridge, il sistema permette di effettuare un refresh dei dati ogni 15 minuti. Un refresh più rapido, comunque più frequente, potrebbe bloccare l'account. Questo è dovuto ovviamente ai limiti imposti dalla società NetAtom stessa. Il plugin di per sé lavora correttamente, i dati vengono refresciati nella maniera corretta e anche per quel che riguarda il termostato NetAtom è possibile controllarlo, ma soltanto in maniera manuale. I plugin sono vecchi, come già abbiamo visto per quelli che riguarda per esempio il plugin dell'Harmony Hub, che tra parentesi vi lascio qui sopra il link se non avete visto il video, e che permettono comunque di effettuare cose molto ridotte. Per quanto riguarda ovviamente la stazione meteo, semplicemente un get dei dati, quindi potremmo visualizzare tutti i dati della nostra stazione meteo, compresi i moduli aggiuntivi, e potremmo andare anche a controllare il termostato della NetAtom stesso. Discorso molto particolare è quello del termostato. Cominciamo con il dire che non è possibile controllarlo tramite il pannello dell'HEAT, ovvero del riscaldamento del nostro Home Center 2, in quanto non viene gestito tramite il plugin. È stato tolto un paio di anni fa e da allora non è stato più reinserito. È possibile effettuare un controllo della temperatura, quindi andare a fare un'accensione o uno spegnimento dei musifoni regolando ovviamente con la temperatura piuttosto che mettendolo ovviamente in modo vacanza dalla sezione generale, quindi in maniera manuale. Non è possibile andare a utilizzare le programmazioni, non possiamo andare a modificare le programmazioni inserite su NetAtom stessa. Quindi l'unico modo effettivo per controllare il termostato dell'NetAtom è quello di utilizzare la impostazione manuale. Per contro, la stazione meteo, utilizzando il plugin, viene visto dal nostro hub di Home Center come sensori di umidità, ma anche di temperatura. Questo vuol dire che se avessimo un termostato Z-Wave, come quello per esempio della Danfoss, o volessimo utilizzare dei binary sensor per effettuare l'accensione della caldaia, allora potremmo andare ad utilizzare la nostra stazione meteo e i relativi sensori di temperatura per quello che riguarda la temperatura della stanza, e quindi far attivare in questa maniera il nostro dispositivo di termostati. Quindi purtroppo, come detto, non è possibile effettuarlo in maniera automatica tramite il pannello di gestione, ma comunque tramite degli artifici possiamo effettuare questo tipo di operazione. Come ho già detto, non amo molto questi plugin perché comunque non ci sono icone da poter modificare. Comunque la stazione meteo sì, è utile per quello che riguarda la possibilità di utilizzare i sensori di umidità piuttosto che di temperatura per poter far accendere e spegnere eventualmente la nostra caldaia, ma per esempio il termostato è totalmente inutile perché potremmo andarlo ad utilizzare soltanto tramite impostazione manuale, quindi non all'interno della programmazione. Certo è che è molto semplice da installare perché veramente con qualche minuto si installa immediatamente. Nel mio caso io la stazione meteo non utilizzo il plugin, ma utilizzo un virtual device, una scena che andrà a reperire i dati ogni 15 minuti. Vedremo ovviamente questo tipo di configurazione in un prossimo video, mentre per quello che riguarda il termostato NetAtom al momento non l'ho integrato nemmeno tramite VD perché comunque la configurazione non riesce a
effettuare un get dei dati correttamente sul sito della NetAtmo stessa, quindi al momento non l'ho integrato, quindi prediligerò sicuramente andare a cambiare un termostato, utilizzare le valvole termostatiche con un binary sensor che mi permetterà di accendere e di spegnere poi dopo la caldaia stessa. A questo punto non mi resta che salutarvi, vi ricordo che se il video vi è piaciuto di mettere un mi piace e di condividerlo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.